Lui, che di solito lavora con la videocamera, questa volta l'ha posata per prendere la penna e dare vita al suo primo romanzo, La Terra Scivola. Andrea Segre, sangue veneto ma da anni trapiantato a Roma, sarà a Venezia mercoledì al Teatro Ca' Foscari di Santa Marta. È la storia di una donna del nord che scende a Roma per incontrare la vecchia zia che non aveva mai potuto conoscere. E la vecchia zia abita in un quartiere periferico di Roma che si chiama Torpignattara e lei entra in questo mondo di questa vecchia zia scoprendo che in un luogo complesso come quello di Torpignattara ci sono tante cose da scoprire. E è un po' un omaggio a questo quartiere dove io ho vissuto e in parte ancora vivo, perché vivo lì vicino, e da diversi anni ho voluto provare a raccontare mondi che ho incontrato e esplorato, e ho voluto farlo questa volta con la penna invece che con la videocamera. La prima qualità di un libro è quella di farsi leggere volentieri, naturalmente, se poi innesca anche delle riflessioni è tutto di guadagnato, e questo libro mette insieme le due cose, la bellezza della scrittura, il divertimento, l'appassionarsi che induce, e il toccare alcuni dei problemi del nostro tempo, in particolare quello della costruzione di nuove comunità nelle nostre città. È un libro che parla anche del problema dell'immigrazione, ma diciamo di quello che viene dopo che le persone sono arrivate in un altro posto, in un'altra città, come si integrano con le altre, come dialogano, come si scontrano i problemi che nascono e il modo per superarli.